Ed ecco che oggi sono in visita al Principato antico, stato autonomo e micronazione di Seborga. Bellissimo. Qui la storia dei secoli ancora oggi è tutta da studiare ed analizzare. In parte appartiene all'Italia, ma è considerato dai residenti e non solo una micronazione, il Principato antico di Seborga. E ora ci addentriamo passo dopo passo nelle vie più storiche, in mezzo alle varie botteghe tipiche della vita sociale, economica, politica di Seborga. Bellissime queste vie. Qui il cosiddetto turismo nazionale, internazionale e gli sviluppi economici contigui del microturismo interesseranno sempre di più la magnifica storia delle micronazioni, antiche e nuove, e perché no?